Da anni non si vedeva a San Siro una Juventus così brutta. In stato confusionale fin dai primi minuti, la squadra bianconera non ha dato l'impressione di essere la stessa, abituata in passato a lasciare Milano con la fetta di panettone più grossa. Al Milan è bastato rigenerare qualche acciaccato, Baresi, Bigonna e Romano, tanto per citarne alcuni, per far dimenticare quanto di male era stato detto sul suo conto dopo l'eliminazione dalla Coppa Campioni. Vi è riuscito con affanno, ma anche con pieno merito, come ha riconosciuto al termine Trapattoni. Si comincia a discutere dopo soltanto 3 minuti, quando Agnolin decide di annullare questo gol di Chiodi per fallo ai danni di Zoff. La Moviola tenterà di chiarire l'episodio. Approfittiamo della circostanza per sottolineare come, ancora una volta, il compito dell'arbitro sia stato reso difficile dal comportamento scorretto dei giocatori, alcuni davvero al di fuori del comune senso professionale. Ma torniamo alla partita. Si intuisce che la difesa della Juventus è in grave difficoltà. Il minimo che possa fare il Milan è approfittarne. Ecco il gol di Novellino, uno dei due discoli ripresi duramente da Rivera durante la settimana. L'altro, Antonelli, si riscatterà verso la fine del tempo. Così, mentre i tifosi rossoneri meditano sulle capacità carismatiche del vicepresidente, il campo suggerisce che anche Bigonna, dandosi da fare con grande opportunismo, è ritornato ad essere quello dell'anno scorso. Manca il raddoppio al termine di quest'azione perché Zoff, a sua volta, si ritrova. Passano 20 minuti abbondanti prima che la Juventus dimostri di essere in campo. Bettega, quasi sempre arretrato, si fa vedere con questo tiro. E subito dopo tocca a Scirea viaggiare dalle parti di Albertosi, che se la cava mettendoci il piedone. Il pubblico di San Siro nel frattempo fa conoscenza con un giovanotto di primo pelo. Si chiama Francesco Romano, promettente centrocampista, è stato segnalato al Milan da Edmondo Fabbri, uno che di calcio continua a capirne. Il ragazzo, chiamato a sostituire Maldera, si batte egregiamente e si prende addirittura il gusto di cercare Zoff. Romano sarà uno dei migliori in campo. È appena uscito Scirea e la Juve sta rivedendo la difesa quando Antonelli se la svigna. È il 2-0 per il Milan. Come non pensare a questo punto che Rivera ha sempre ragione? Questa vittoria, attesa da 10 anni, il Milan deve sudarsela fino alla fine. Baresi e Albertosi si inceppano all'inizio della ripresa e Tardelli li beffa, rilanciando la Juve. Vi riproponiamo l'azione per darvi la possibilità di scovare il colpevole. Ma il discorso della Juventus si esaurisce qui. Nemmeno Verza, subentrato a Scirea, riesce a togliere i suoi dal pantano. Il finale invece è ancora del Milan e Zoff deve mettersi la corazza per fermare De Vecchi. Massimo Giacomini lascia il campo, aveva detto in settimana che il Milan avrebbe vinto. Si faccia avanti chi vuole fare società con lui per la schedina di domenica prossima.